Ancora una giornata fiorentina per Rocco Commisso, la quarta. Il presidente della Fiorentina continua i suoi incontri per vedere se c'è modo di costruire un nuovo stadio. In mattinata è uscito presto dall'albergo Commisso dopo una domenica in cui si è dedicato principalmente a relax e a guardare le partite di Serie A alla sera, e lo hanno avvistato in giro per il centro, poi si è spostato in zona stadio ed è lì che ha ricevuto la notizia di un sensibile avvicinamento tra Viola e Udinese per Rodrigo De Paul. I friulani sarebbero pronti ad accontentarsi, si fa per dire, di 30 milioni di euro per la cessione del fantasista argentino. La trattativa dunque si è riaperta, nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca. Tra l'altro, nella partita contro il Milan, De Paul è rimasto in panchina fino a 20 minuti dalla fine e al termine della gara ha guadagnato di corsa gli spogliatoi. Intanto è arrivato in Italia il suo agente, un altro indizio importante, anche se il DS Udinese Marino precisa che per ora non ha ricevuto offerte che possano tentare il club bianconero.